Io e la Volvo XC90 T8 Hybrid insieme siamo alti 3,61 m, larghi 2,45 m e lunghi 5,22 m. Ok, d'accordo, sono numeri senza senso. Visto che nessuno, proprio nessuno, guida sul tetto, né davanti al cofano e nemmeno al lato della portiera. Perché poi tutti guidiamo dentro l'abitacolo e allora sì che c'è un numero che conta. 85 kg io, 2330 la macchina e mettiamoci anche 10 kg di bagaglio per un totale che non è lontanissimo dalle 2 tonnellate e mezzo. Per un viaggio da Rozzano a Verona, andata e ritorno, 340 km in tutto. E non ho neppure avuto bisogno di simulare una partenza improvvisa perché andavo realmente di fretta. Quindi le condizioni erano batteria quasi scarica, serbatoio di carburante pieno, cruise control adattivo fisso sulla velocità di codice e setup in hybrid per utilizzare il motore elettrico e cercare di recuperare un minimo di energia nei tratti a bassissima velocità, in pratica soltanto le soste al casello e in autogrill, perché di traffico non ne ho trovato. Risultato? 11,6 litri per 100 km. Ma non è finita qui, perché ho ripreso la T8 Hybrid per il classico tragitto casa-ufficio, con un giro allargato in città. Stavolta le batterie erano cariche e il setup è rimasto in hybrid. E se Volvo lo sguardo al trip computer, occhio perché anche Volvo può essere un verbo latino, non soltanto Fiat e Audi. Se guardo quindi l'indicatore dei consumi, la media è scesa a 9,5 litri per 100 km. Morale, la T8 Hybrid beve poco o tanto? Secondo me, quando si parla di consumi, bisogna ragionare non in termini assoluti, ma relativi, e qui tornano in gioco le quasi 2 tonnellate e mezzo di peso, un coefficiente aerodinamico che non è proprio quello di uno Space Shuttle, un motore 2000 benzina biturbo. Però si viaggia con il comfort di un executive jet, ma guidando di persona, e in uno dei più belli abitacoli in circolazione, almeno secondo il mio gusto. E poi, per lunghi tratti, si può prepensionare uno dei cinque sensi, cioè l'udito, almeno per quanto riguarda il suono motore. Se poi uno ha la possibilità economica o fa comunque la scelta di investire una cifra che richiama il nome della vettura, cioè più o meno 90.000 euro, allora qualche decimo in più o in meno nell'indicatore del carburante non fa poi una differenza così sostanziale.